Diletta Leotta a 105 Friends racconta il suo amore per lo sport e per il Catania. Per la prima volta Diletta Leotta, la bella giornalista sportiva, è stata ospite di Toni e Rosa 105 Friends. Sportiva anche nella vita privata, amante del nuoto e della Thai box e molto brava nel suo lavoro, Diletta si racconta ai microfoni dei Friends, con aneddoti personali e curiosità professionali. Si è avvicinata alla Thai box da poco e se ne è subito innamorata, per lei è un allenamento terapeutico, utile per sfogarsi a fine giornata. E proprio di boxe tratta l'evento che il prossimo 24 luglio Diletta presenterà, un evento sportivo per lei che si è appassionata allo sport da giovanissima, aveva 17 anni quando iniziò a lavorare in TV, a Catania, per un programma sportivo. Da lì, il passaggio in Sky per le previsioni meteo e, infine, di nuovo alla conduzione di un programma sportivo. E a proposito di sport, il discorso passa alle squadre del cuore, Diletta tifa per il Catania, il suo cuore è praticamente della sua città. È appassionata come è di calcio, le basta poco per battere Toni su chi ne sa di più. A proposito di calcio, Diletta è rimasta incuriosita dal post social di Zaccardo, che è in cerca di una squadra che lo adotti. In Italia è la prima volta che succede e la bella giornalista è rimasta colpita anche dalle moltissime offerte ricevute dal calciatore. Un modo intelligente, dice, per utilizzare i social. E qui la domanda è d'obbligo, che vita fa una calciatore? Diletta, che conosce questo mondo, svela alcune curiosità sulla routine dei calciatori professionisti. Che scoprirai guardando la sua video intervista a 105 Friends in attesa di vederla di nuovo a settembre, con l'inizio del campionato.